da lui riesci sempre ad avere un consiglio, riesci sempre ad avere una parola buona e ti esorta sempre a fare, che per un giovane è una cosa importantissima. Di cui sto parlando, non avete capito. È ripagante, aiuta a capire che questa gente dà sostegno, spera nelle capacità di fare futuro, spera nelle capacità di Rocco Assante. Io ti lascio la parola e ti ringrazio già in anticipo. Sì. A te. Veramente è stato emozionante ascoltare alcuni candidati consiglieri che sono intervenuti qui e che hanno avuto per me parole veramente importanti. Qualcuno sicuramente, l'esperienza con me è stata lunga, sono quasi 9 anni ormai che per esempio con Andrea collaboriamo, con altri invece come Maria, con Raffaella, l'esperienza è relativamente breve e fa piacere sentire da loro questi attestati di stima. Significa probabilmente che ci siamo capiti subito, siamo subito entrati in sintonia e sono convinto che questa sintonia possa durare per i prossimi 5 anni e non solo. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, molti di voi, molti amici, mi hanno chiesto insistentemente di replicare perché hanno ascoltato i comizi degli altri e mi chiedevano con insistenza di replicare, dice, ma perché non vi fate sentire, perché non replicate a quello che dicono? È stato detto, io per indole non sono così, a me piace fare, piace proporre, piace ne togliamo molto alla famiglia e quindi dobbiamo fare in modo che queste energie siano indirizzate in modo propositivo, non a perdere tempo ad ascoltare e a replicare a quelle che sono le stesse cose da 9 anni, cioè sono 9 anni che sentiamo dire sempre le stesse cose, che non siamo capaci di fare niente, che non abbiamo fatto niente, che loro sono meglio, che loro saprebbero fare, che loro fino ad ora hanno solo ed esclusivamente criticato ogni singolo. Già questo è significativo. Quando mi trovo di fronte a una persona che dà per scontato che qualsiasi cosa che io faccia sia sbagliata, quella persona sta già iniziando a sbagliare, perché non è possibile una cosa del genere. Sono settimane che vanno dicendo vogliono fare il futuro, questo, quello che noi abbiamo messo su queste tavole, non solo, perché quella è solo una parte delle idee che abbiamo. Vogliono fare il futuro, ma cosa hanno fatto in 9 anni? Abbiamo fatto tanti in 9 anni. Andrea ha citato solo qualcosa, solo quello che riguardava in parte le sue deleghe. Abbiamo fatto tantissimo per Monte di Croce, acqua morta. Acqua morta cos'era nel 2006, nel 2007? Acqua Morta era regno di nessuno, era regno di nessuno dal punto di vista della legalità, era regno di nessuno dal punto di vista della gestione, non dava posti di lavoro a tutti, non dava risorse a tutti, era strutturalmente disastrosa. Oggi cos'è? Oggi il largo 7 luglio, il lato della spiaggia, cos'è? Lo abbiamo reso vivibile la mattina, la domenica mattina spesso, io sono lì con i miei bambini, insieme agli amici possiamo trascorrere delle ore piacevoli. Prima cos'era? C'era un container che stava lì, il ricettacolo di rifiuti, una pavimentazione disastrosa, il molo della Darsena, i pontili. Dietro i pontili c'è una storia amministrativa. Che significa storia amministrativa? Quando noi
ci siamo insediati nel 2006, Acquamorte era, come dicevo, dal punto di vista gestionale un disastro. Siamo arrivati, la prima cosa che ci siamo chiesti, scusate, ma se ci sono delle barche ormeggiate illegalmente, non è che forse si possono mettere legalmente queste barche ad Acquamorte? La risposta dei funzionari del comune è stata: non si può, non ci mettiamo proprio in mezzo ai casini, perché è normale. Il funzionario del comune di fronte a un politico occasionale, come diceva Nunzia, lo sovrasta, dice non si può fare, è normale, perché il funzionario del comune quando può evitare di fare qualcosa lo evita, è il politico che deve avere una competenza maggiore del funzionario, che deve essere in grado di dire al funzionario no, questa cosa si può fare e si fa così. Questo è quello che è avvenuto nel 2007, quando nel giro di pochi mesi dal nulla si sono messi i pontili a mare. Come li abbiamo messi i pontili a mare? Li abbiamo messi senza elettricità, senza acqua, li abbiamo buttati a mare veramente a come veniva, e oggi sono una realtà. Oggi Acquamorte è una realtà. Io dico che è un embrione di porto, ma è un embrione di porto, prima non esisteva nemmeno quello. Oggi porta al comune di Monte di Proceda delle maggiori entrate per quasi 300.000 euro. Cosa significa? Significa che da Acquamorte attingiamo risorse che non dobbiamo togliere dalle vostre tasche, perché altrimenti quei 300.000 euro dovrebbero venire dalle vostre tasche, da maggiore tassazione. Dicevo, mi invitavano ad ascoltare gli altri e a replicare, non ci sono abituato, purtroppo l'ho dovuto fare, però non ce l'ho fatta a sentirli tutti, me ne sono sentiti un paio. Sono bastati per aggravare, diciamo, le mie condizioni di salute probabilmente, perché sono state veramente difficili da ascoltare. Allora vai a sentire un comizio di Peppe Pugliese, che di nuovo ci accusa, dice: grazie a noi non hanno affidato la spiaggia per 20 anni a privati. 4 anni fa su questo palco disse la stessa cosa, gli disse: guarda che stai sbagliando, che no, la spiaggia non sarà mai affidata a privati. Sono passati 4 anni, la verità era quello che dicevo io, lui è ancora sul palco a dire la stessa cosa. Cioè è un continuo dire le stesse cose, perché ai loro tifosi evidentemente fa piacere sentire sempre. Andrea parlava di Via Bellavista. Io da poco sono stato in alcune case a Via Bellavista. Perché ci sono stato? E perché ci sono stato adesso? Ho aspettato che ci andassero prima gli altri, perché sono andati lì a raccontare quello che diceva Andrea, a dire: questi non vi hanno sistemato il problema dell'acqua. Sono stati 9 anni, non sono stati capaci di sistemare il problema dell'acqua. Quelli che sono andati in quelle case sono gli stessi che tra il 2001 e il 2006 avevano pensato a progettare la grande passeggiata che passava per Via Bellavista, che costava e che è costata quasi 5 milioni di euro, e quando è stata progettata, è stata pensata, Via Bellavista doveva venire con i tocchetti di cemento, doveva venire bellissima, però si erano dimenticati di pensare che c'era un problema, che quelle persone là sopra non avevano pressione nelle tubature dell'acqua, quindi sono costretti purtroppo ad avere delle pompe autonome elettriche per avere la giusta pressione dell'acqua. Immaginate a casa nostra, dove l'acqua corre normalmente, invece lì corre un filino se non c'è la pompa elettrica a farla funzionare. Loro sono stati capaci per 5 anni di progettare l'inverosimile su quella strada senza pensare a questo problema. Noi, non appena insediati, abbiamo stanziato delle progettazioni, abbiamo messo le pompe che stanno là, stanno nel parcheggio delle palazzine di Via Bellavista, l'impianto è nuovo, è stato fatto. Poi, quando lo dovevamo consegnare, iniziò da parte di una serie di ditte una sorta di corsa all'accaparramento del cliente per fare l'ultimo tratto, cioè l'allacciamento dal funghetto fuori la strada fino al contatore. A quel punto noi cosa facemmo? Ci fermammo
tutta la situazione e dicendo, secondo me, prendendomi io personalmente e qualcun altro che era con me, la responsabilità di dire fermi, come gli altri cittadini di Monte di Procida hanno l'acqua a pressione sotto al contatore, che sembra una banalità, ma lì sono 40 anni che non ce l'hanno, noi dobbiamo portare l'acqua sotto al contatore a spese del comune. Non possono essere i cittadini ad accollarsi 500, 1000, 1500, 3000 euro a qualcuno hanno chiesto per fare questo servizio. E quindi abbiamo spostato in avanti la consegna di questo impianto e predisponendo le somme che poi, come diceva Andrea, purtroppo è stato necessario trasportarle su un intervento urgente sulla scuola di Via Torrione per sistemare un problema di carattere strutturale. Comunque non ci siamo fermati, comunque siamo andati avanti e probabilmente nei prossimi mesi si riuscirà a fare questi allacciamenti senza problemi. Quindi immagino che per questo motivo, perché poi in fondo lo sanno, vanno a San Giuseppe e dicono: noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo l'impegno, noi in breve tempo risolviamo il problema. È già risolto il problema, bisogna semplicemente evidentemente accaparrarsi il merito di aver realizzato qualcosa che già sta lì. E poi queste tavole quando sono uscite la settimana scorsa hanno destato molto scalpore, perché chi ha visto ovviamente si è innamorato di questi progetti, addirittura qualcuno delle altre liste che si è avvicinato e ne è rimasto veramente colpito, ha detto: se saliamo noi pure noi facciamo queste cose. L'idea l'abbiamo avuta noi nel frattempo. Però la cosa divertente è che subito dopo è iniziata la corsa a dire: sì, sono progetti faraonica, di non poterli realizzare, di non avere le capacità di realizzare nulla. Se noi andiamo a vedere uno ad uno questi progetti, vi renderete conto che alcune di queste cose in altre piccole realtà le abbiamo già fatte. C'è un parcheggio a Via Panoramica che è un progetto faraonico secondo questi signori. Noi ne abbiamo fatto uno tale e quale a Via Pedegone, con fondi comunali, lo abbiamo già fatto. Noi abbiamo già realizzato tutto quello che vi ho detto ad Acquamorta. Abbiamo realizzato l'efficientamento energetico di tutte le scuole comunali, abbiamo realizzato l'adeguamento sismico di quasi tutte le scuole comunali, manca la Dante Alighieri, faremo anche quello. Cioè sono 9 anni dove probabilmente il comune di Monte di Procida ha visto più cose di quante se ne siano viste nei 30 anni precedenti. Vi faccio un esempio banale: questa strada dal cimitero fino all'incrocio qui con Corso Umberto è uno dei tratti più piccoli di Monte di Procida. Nuova parte del cimitero abbiamo realizzato. Questa struttura l'abbiamo ereditata, che era solo queste travi di ferro che vedete, senza null'altro, con qualche pezza appesa strappata dal vetro. Oggi è laboratorio delle arti, una struttura teatrale che nell'area flegrea non ha nessuno. Ci siamo spostati dal cimitero 100 metri, altri 50 metri, isola ecologica, non c'era centro di raccolta. Ci ha consentito di portare avanti la raccolta differenziata che ha iniziato l'amministrazione di Pippo Coppola nel 2002, noi l'abbiamo presa nel 2006 al 46%, oggi all'85%. Quindi evidentemente tanto inetti e incapaci non siamo. E poi più avanti la scuola di Via Torrione, dove, come diceva Andrea prima, sono stati fatti importanti lavori di messa in sicurezza e dove a breve ne inizieranno altri definitivi. Quindi stiamo parlando di una strada di 500-600 metri dove solo su questa strada possiamo individuare le cose che sono state fatte, ma non fermandoci qui possiamo andare oltre. Parlavamo del parcheggio di Via Pedegone, Via Roma, ricordate Via Roma, il tratto che va dalla piazza a fuori al ponte, diciamo così. Ora, secondo me pochi ricordano,
quegli alberi di pino con le radici che avevano diverto la strada, l'impossibilità di camminare a piedi, persone che per camminare a piedi dovevano camminare praticamente al centro della strada. È un ricordo lontano, talmente lontano che la gente l'ha rimosso. Anche quello abbiamo fatto. Cioè stiamo parlando di tante piccole e grandi cose che sono state fatte sul territorio che vogliono a tutti i costi farci dimenticare. Noi per 9 anni abbiamo amministrato e abbiamo amministrato bene. Abbiamo amministrato bene perché senza appesantire il bilancio comunale siamo riusciti a fare tutte queste cose. Perché vi dico senza appesantire il bilancio comunale? Perché nel comizio si parla nuovamente del buco. Dicerebbe il caro Antonio, mi ha già anticipato che c'è un buco, una voragine enorme. Sono 9 anni che c'è sta voragine. Ogni anno c'è sta la voragine nei conti del comune di Monte di Croce. E il primo anno è così, il secondo anno è così. Diciamo, qualsiasi barca con un buco, con un secondo buco, una terza falla, la quarta, la quinta, alla nona falla probabilmente affonda. Invece questi continuano a parlare di buco di bilancio. Perché parlano di buco? Parliamoci chiaro. Parlano di buco di bilancio perché stanno mettendo le mani avanti. Siccome sanno, sono consapevoli della loro incapacità di amministrare, sono consapevoli del fatto che non appena dovessero essere eletti non saranno in grado di fare nulla, stanno mettendo le mani avanti per dire è colpa di chi c'era prima, a quello che hanno fatto prima. Noi abbiamo presentato alla città una serie di progetti. Vi dicevo, li definivano faraonici. Io ritengo che non sono faraonici, perché? Pensiamo per esempio a quelli che riguardano i moli del porto, i moli di sopraflutto e di sottoflutto. Io parlando, chiacchierando con qualcuno, sentivo di quanto è diventato attraente dal punto di vista turistico il pontile di Bagnoli. Il pontile di Bagnoli era un pontile di carico scarico merci. Lo hanno sistemato, pavimentato, messo 2 panchine, un paio di lampioni, delle ringhiere, è diventata un'attrazione turistica. Ora, con tutto il rispetto del pontile di Bagnoli, immaginate fare la stessa cosa ad Acquamorta sul molo di Ponente e sul molo di Scirocco. Stiamo parlando di 2 attrazioni eccezionali con una spesa al confronto ridicola, perché si tratta di sistemare delle strutture che già esistono. E quindi è una delle cose che secondo me qualificheranno maggiormente Acquamorta. Non solo questo, il pozzo a vortice di via Giovanni da Procida, un mostro ecologico, un pilone di cemento in mezzo al verde, lo abbiamo nei nostri progetti, lo abbiamo riqualificato, diventerà un punto di vista eccezionale sul canale di Procida, su Marina di Torrefumo. Un punto panoramico che vi assicuro, io ci sono stato, diciamo, sono andato su quel pilone, anche diciamo un po' pericoloso andarci, però c'è una veduta da quel punto eccezionale, e significa semplicemente ristrutturare in modo, riqualificare in modo funzionale al turismo, alla questione paesaggistica, qualcosa che già esiste, quindi senza grossi investimenti. Però i grossi investimenti noi siamo convinti che vadano fatti. Dove vanno fatti? Vanno fatti nelle strutture portuali ad Acquamorta, in modo da realizzare definitivamente, di far diventare questo embrione di porto un porto a tutti gli effetti, che possa portare non 300.000 ma 3 milioni di euro al comune di Monte di Procida. Il bilancio del comune di Monte di Procida, il bilancio del comune di Monte di Procida è un bilancio che forse non ci arriva nemmeno 3 milioni di euro. Il porto quindi potrebbe essere la base della ricchezza di questo paese. Da lì potrebbe partire lo sviluppo di tutte le altre situazioni di Monte di Procida. Un'altra zona certamente da riqualificare e su cui bisognerà intervenire è Cappella. A Cappella si è intervenuti in questi anni molto spesso semplicemente per tamponare dei problemi. Noi su Cappella abbiamo deciso di investire molto e faremo in modo che Cappella diventi definitivamente quello che per anni non è stato, perché Cappella ha delle difficoltà. La prima difficoltà è quello che purtroppo è una linea di confine,
Avere a che fare con un'altra amministrazione ogni volta che si deve risolvere un problema è qualcosa di veramente complicato. Noi faremo in modo che i problemi di Cappella, soprattutto di Cappella Vecchia, ce li accolleremo noi, Comune di Monte di Procida. Chiederemo al Comune di Bacoli di fare noi quello che bisogna fare per tutta la linea di Cappella, perché altrimenti non ne usciremo mai. Tanto alla fine le persone che abitano a Cappella sono sempre venute da noi e da noi hanno trovato porte aperte per trovare soluzioni. Quindi l'ideale sarà istituzionalizzare questo fatto. Cappella la sentiamo nostra e quindi Cappella, di Miniscola, di Torre Calda ci occuperemo noi. Il Comune di Bacoli, se vorrà collaborare, ben venga, se non vorrà collaborare farà niente. Quello che dobbiamo fare cercheremo di farlo da soli per venire incontro a quella che per noi è una frazione importantissima per il nostro paese. Dicevamo dei progetti. Uno dei progetti che ho ottenuto per questa serata, perché un progetto di questi sono tutti progetti secondo me realizzabili nel corso dei prossimi cinque anni, probabilmente non tutti, perché alcuni potrebbero avere delle problematiche, diciamo così, burocratiche da affrontare, però siamo convinti che sono tutti fattibili nel corso dei cinque anni. Un altro invece, quello che riguarda San Martino e che qualcuno probabilmente potrà già aver visto, ve lo facciamo prima vedere questo video e poi ve lo racconto, sì? Se la regia lo manda. Queste sono una serie di foto che rappresentano alcuni acquari presenti in varie parti del mondo. L'idea che noi abbiamo per San Martino è quella di realizzare l'acquario Flegreo. Perché abbiamo pensato ad un acquario? Questo, quello che vedevate prima era una slide dell'acquario di Genova. L'acquario di Genova è una realtà ormai consolidata da anni ed è diventata, pensate, la quinta attrazione turistica nazionale. Noi non miriamo certamente a diventare la sesta attrazione turistica nazionale, però immaginate l'isolotto di San Martino che per circa 40 anni è stato praticamente vittima, tra virgolette, di un contenzioso infinito con coloro che lo detenevano, e che questo contenzioso si è risolto solamente nel settembre dell'anno scorso, e sono stato veramente onorato di essere stato io ad andare lì e a firmare la riconsegna di questo bene al Comune di Monte di Procida. Perché l'acquario? In questi 9 anni non sapete quante persone, quanti imprenditori si sono avvicinati al Comune per cercare di fare qualcosa all'isolotto di San Martino. Si parlava sempre però di strutture ricettive, di alberghi, dell'ennesima, diciamo, speculazione, tra virgolette. Si tratta però di investimenti che non hanno mai attirato più di tanto gli imprenditori, i quali non, di fronte ai costi incredibili che quelle cose avevano, succedeva che si tiravano indietro. La realizzazione invece di un acquario, di una struttura complessa, in un posto eccezionale, incantevole, utilizzando la parte interna dell'isolotto, che non so quanti di voi conoscono, io quando sono andato a firmare il rientro in possesso da parte del Comune sono stato nei tunnel interni, nelle strutture interne, nei volumi che esistono. Realizzare un acquario lì, che si trova vicino, non so quanti sanno, al canyon di Kuma. A Kuma noi abbiamo una delle zone di riproduzione e di alimentazione di cetacei più importanti al mondo. E Genova ha la stessa cosa col santuario dei cetacei tra Corsica
tra la Corsica, Marsiglia e Genova. Il triangolo che si trova lì è ricco di cetacei, dove dall'acquario di Genova partono delle imbarcazioni che vanno a fare il whale watching, ad andare a vedere questi mammiferi marini. Noi lo abbiamo a poche miglia di distanza, cioè abbiamo delle ricchezze che molti si riempiono la bocca di questo. Noi abbiamo delle ricchezze delle quali dobbiamo fare tesoro, ma non a chiacchiere. Realizzare l'acquario Flegreo sull'isolotto di San Martino potrebbe significare per Monte di Procida, per l'area Flegrea e non solo, io dico per la Campania e forse il sud Italia, qualcosa di eccezionale, perché oltre all'acquario di Genova, di Cattolica e di Livorno, a scendere siamo a zero, sarebbe una perla del meridione italiano. Potremmo attirare un numero enorme di visitatori. Genova, che ha delle dimensioni che potrebbero un domani essere leggermente superiori a queste che possono essere realizzate a San Martino, Genova fa 1,5 milioni di visitatori all'anno, vi dicevo. Noi non aspiriamo certamente ad 1,5 milioni, ma immaginate di fare un decimo di quello che fa Genova, significa 150.000 visitatori all'anno. Nessuna realtà dell'area Flegrea fa numeri del genere e sicuramente sono numeri sottodimensionati, potremmo fare molto di più. E ogni visitatore porta come indotto all'economia del territorio che attraversa, porta dai 40 ai 60 euro. Quindi immaginate, oltre agli incassi e quindi alle risorse economiche che può portare una struttura del genere, cosa significa per l'area Flegrea e per Monte di Procida in particolare. Tutti i problemi che ci sono, che riguardano ovviamente l'accesso, il tunnel, il famoso tunnel di privati, ma come si fa, non è sicuro, non è questo, non è quello, potrebbero tranquillamente essere superati dalla realizzazione di un tunnel pedonale con dei tapirulan dell'ordine di quelli che stanno a Fiumicino, per capirci, all'aeroporto di Fiumicino. Parecchi di voi sicuramente ci saranno stati e quindi sanno di cosa sto parlando. Cioè è una idea fattibile, certamente non è, ecco, questo è il sogno, questo è quello che probabilmente in 5 anni non si riesce a fare, però bisogna mettere le basi per fare qualcosa, perché qualcuno scriveva sui social, sempre lo stesso probabilmente, San Martino così non può stare. Mi veniva da scrivere sotto tiritititi, come si dice. Anche i bambini sanno che San Martino così non può stare, però San Martino non può stare così, quindi che si fa di San Martino? Noi le idee ce le abbiamo chiare. È ovvio, non significa che noi domani ci mettiamo e corriamo e andiamo all'acquario di San Martino, all'acquario Flegreo, però significa avere le idee su quello che è lo sviluppo futuro di Monte di Procida, perché Monte di Procida non può ridursi a diventare un paese dormitorio. Noi dobbiamo assolutamente dare speranza a coloro che vogliono restare a Monte di Procida, a coloro che vogliono continuare a vivere a Monte di Procida. Non possiamo consentire che vadano sempre fuori, che ci sia sempre questo fenomeno dell'emigrazione, e probabilmente è un fenomeno che si accentuerà col tempo. Oggi abbiamo un signore che si prefigge di portare avanti dei progetti per incentivare le imprese ad assumere, sempre per Pugliese. Dice: noi dobbiamo incentivare le imprese ad assumere. Come? Detassandole. Pensate come hanno le idee chiare. Detassando le imprese, noi le facciamo assumere. Ora il comune per le imprese applica una sola imposta fondamentalmente, che è la tassa sulla spazzatura. Tari, Tares, Tarsu, ormai diciamo i nomi sono noti. La tassa sulla spazzatura, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, è una tassa che prevede che se tu spendi 100 devi incassare 100. Significa che se tu fai risparmiare qualcosa a una nuova impresa, che
che vuoi aiutare a nascere, devi far pagare di più a un'impresa che già esiste. Quindi è la dimostrazione ulteriore che non sanno di cosa parlano, che parlano tanto per parlare, che dicono le cose tanto per dire, perché ovviamente dire abbasseremo le tasse alle nuove imprese, tutti quanti ad applaudire. Ovviamente a noi sta, noi che sappiamo di che si tratta e come funziona questa cosa, a noi sta di dire sì, però dopo il resto dove lo pigli? Dalle altre imprese, da quelle che stanno già sul territorio, e quindi quelle là che fine fanno? Saranno ulteriormente aggravate di un costo. Quindi la verità è questa: noi ci proponiamo cose concrete per il paese, loro continuamente propongono fumo. Propongono solo idee populiste, propongono idee che al primo acchito possono sembrare allettanti, ma basta approfondirle un attimo per capire che si tratta quasi sempre di fesserie. Un altro paio di considerazioni. Noi abbiamo voluto stampare questa brochure, questo flyer in gergo tecnico, dove abbiamo messo le facce di tutti i candidati. Perché lo abbiamo fatto? Come dicevamo prima, si tratta di tutte persone che la mattina, come ho detto già in un'altra occasione, e qualcuno si è offeso, sono tutte persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Dicevo, qualcuno si è offeso per questa cosa, stranamente. Io non ho fatto nomi, non ho parlato di nessuno, ho parlato di noi. Noi siamo tutte persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare. Che significa? Potrebbe non significare niente, invece significa molto. Se uno non sa cosa significa personalmente impegnarsi nel proprio lavoro, nella propria professionalità, nel proprio mestiere, nei propri interessi, in tutto quello che quotidianamente fa, non potrà mai fare oltre quello, non potrà mai impegnarsi politicamente per dare qualcosa in più a voi, se non è in grado di darlo a se stesso. Ultima considerazione. Noi oggi non dovremmo essere qui. Oggi non dovremmo essere qui perché nel 2015 non si doveva votare. Si doveva votare nel 2016. La scelta di mandare a casa l'amministrazione di cui alcuni di noi hanno fatto parte fino a pochi mesi fa è stata la scelta di un gruppo di ex consiglieri di maggioranza che hanno tradito noi, ma prima di tutto i loro elettori, accompagnati in questa scelta scellerata da un'opposizione che li ha accompagnati in una scelta sbagliata e che solo per interessi personali, per questa corsa al sindaco, perché sembrava negli ultimi mesi che l'unica cosa che contava nel comune di Monte di Procida era fare il sindaco, sono corsi a far cadere l'amministrazione di Annunzi, hanno impedito agli Annunzi, a Franco di Annunzi, di competere a queste elezioni regionali da sindaco in carica, da presidente Annunzi, cercando di impedire a Franco di Annunzi di raggiungere l'obiettivo di diventare consigliere regionale. Questa potrebbe anche essere una scelta ponderata da parte loro, magari l'hanno voluto fare proprio apposta, però questo significa aver perso un'opportunità, o comunque aver tentato di far perdere al comune di Monte di Procida l'opportunità di avere un consigliere regionale del posto che se ne dica, ovunque, in ogni altra situazione, ha portato solo benefici, grossi benefici. Vi faccio un esempio banale, sempre nell'ordine della questione dei fondi, dove li pigliamo.
l'ho detto già in altre occasioni. La Regione Campania qualche mese fa, 8-9 mesi fa, una cosa del genere, ha stanziato 16 milioni di euro per il dissesto idrogeologico in Campania. Di questi 16 milioni di euro, 9 milioni e mezzo sono stati assegnati al Comune di Monte di Rosa. Questo cosa significa? Significa che avere una persona di riferimento che oggi ancora non è consigliere regionale sicuramente avrebbe portato ancora maggiori benefici al Comune di Monte di Procida. Questo però è stato impedito, o impedito come campagna elettorale, ma nelle prossime elezioni ci saremo anche noi come gruppo e come lista ad appoggiare questa candidatura, perché siamo sicuri che avere Franco Iannuzzi al consiglio regionale e noi, questa squadra, io non dico Rocco, questa squadra al comune di Monte di Procida sarà sicuramente un fattore positivissimo per il nostro paese. Potremo realizzare tutto quello che vedete e non solo, anche qualcosa in più di quello che vedete, perché è questo il senso di credere nel bene del paese, di fare in modo che il paese possa effettivamente crescere senza personalismi, senza attaccare una persona solo perché effettivamente quella persona per te rappresenta il male assoluto. No, noi dobbiamo pensare principalmente a Monte di Procida e noi lo faremo. Concludo ringraziando ad uno tutti i consiglieri, tutti i candidati che sono qui, ringraziando anche Rossana che, come sapete, è diventata mamma da poco e quindi ogni tanto deve scappare da casa. Ovvi motivi. Ringraziandoli tutti perché in questi pochi mesi siamo riusciti a mettere insieme una squadra di persone eccezionali. Sia chi già mi ha accompagnato nel percorso amministrativo, sia tutti i nuovi innesti, sia chi in passato magari è stato con noi, poi non è stato più con noi. Siamo tutte persone molto unite, siamo veramente, io personalmente sono orgoglioso di ognuno di loro, perché veramente, veramente sono convinto che nei prossimi 5 anni questa è una squadra che cambierà definitivamente Monte di Procida, che farà fare a Monte di Procida quel salto di qualità che merita. Il segno della continuità e del rinnovamento. Per realizzare, come si diceva prima, un paese soprattutto a misura dei nostri figli. Votate questa lista perché noi vogliamo assolutamente realizzare un paese nel quale i nostri figli, i vostri figli, possano crescere, vivere e restare in futuro e per ora rappresentano il nostro futuro. Grazie. Grazie per la pazienza, è stato un lungo...